Siamo con Marcello Di Giacomo dell'Aquila Young, organizzatore insieme a Federico Vittorini dell'Aquila Film Festival, di questo primo festival LGBT, film festival LGBT dell'Aquila. Da dove nasce questa idea e qual è l'obiettivo che con questo festival vi siete prefissati? Allora, questa idea c'è da un po' di anni e abbiamo pensato che adesso era ora che eravamo maturi e abbiamo preso anche al balzo il fatto di questa legge che è in Senato nella Cirinnà, quindi sulle unioni civili, i diritti in quanto tali, e siamo contentissimi di essere partiti quest'anno con questa cosa. E come avete visto c'è anche la senatrice Cirinnà, grazie alla senatrice Pezzopane che ha fatto in tutti i modi per portarla qui all'Aquila per la prima volta. Quindi quale inizio migliore, insomma, di una edizione della prima edizione di questo festival. La città secondo noi è pronta perché è una città comunque di cultura, dove la cultura cinematografica è sempre stata molto riconosciuta, molto seguita, già con l'Accademia dell'Immagine oppure con l'Istituto della Lanterna Magica, l'Istituto di Cinematografia che abbiamo qui all'Aquila. Quindi diciamo, questa è solo una ciliegina sulla torta, se così si può dire, appunto, con tematiche molto importanti, molto interessanti. Abbiamo tutti questi registi che ci hanno dato la disponibilità di essere con noi per approfondire degli argomenti che sono la vita quotidiana, che comunque dobbiamo assolutamente venirne a conoscenza. Quindi chiedo a tutta la gente, a tanta gente di venire perché è molto interessante e importante sapere, prima di tutto. Allora, siamo con il referente dell'attività culturale dell'Università dell'Aquila, il professor Fusillo, che è anche un esperto di cinema e insegna letteratura Comparata. comparata all'Università dell'Aquila. È in giuria in questo festival LGBT. Vogliamo chiedere appunto quanto, secondo dalla tua esperienza, è importante che la città dell'Aquila abbia anche un festival di questo genere, futuro LGBT. È molto importante perché il cinema è una delle arti che più contribuisce a costruire l'immaginario collettivo, le identità, e che può incidere anche appunto a livello sociale e di accettazione della diversità. Insomma. D'altronde ormai ci sono molti festival di cinema LGBT, l'Italia ne ha avuto uno dei primi al mondo. Che è quello di Torino, che presentano fra l'altro una produzione sempre più ricca e variegata, per cui non significa solo appunto far conoscere la diversità, ma significa anche mostrare quanto la sessualità abbia mille aspetti, possa essere vissuta in mille maniere. E io appunto in giuria, quindi ho già visto praticamente quasi tutti i film, alcuni li avevo anche visti a cinema, e posso dire che la scelta è stata molto buona perché abbiamo documentari che riguardano appunto realtà diversificate come la realtà trans, la realtà, l'omofobia, insomma, temi riguardanti realtà disperate. Abbiamo film di fiction, insomma, di stili diversi e anche di provenienti da nazionalità diverse, e abbiamo i cortometraggi che spesso appunto nello spazio piccolo di un brevissimo episodio possono dare uno spaccato di emozioni, di personalità, di figure, di situazioni. Ecco, per cui credo che l'Aquila, che ovviamente è una città, l'Abruzzo in genere, appunto una città piccola dove insomma, la comunità LGBT non ha mai avuto, secondo me, una grande visibilità. Ecco, questo può essere veramente una svolta. Ecco, forse uno dei primi cortei e quindi di uscite pubbliche di un certo livello, di una certa dimensione, qui all'Aquila c'è stata, come anche riprendendo la tematica nazionale, con una manifestazione pro DDL Cirinnà. Quello è stato un piccolo film, volendo, no? Questo periodo in cui c'è stata questa discussione nel paese, che poi è terminata, diciamo, un po' con questa cassatura del capitolo della stepchild adoption. Insomma, alla luce di quello che abbiamo visto, dell'opinione che ci si è fatti, insomma, che tipo
secondo lei a che momento siamo? Il paese, l'Italia, è più avanti del Parlamento probabilmente, no? A che punto sono i costumi italiani, facendo magari un po' rinnovando quella che fu l'indagine di Pasolini ormai più di 50 anni fa, e allargando chiaramente al campo omosessuale? Ma io credo che l'Italia sia molto più avanti dei suoi politici. E questo, vabbè, io vivo in una grande città, Roma, è un po', quindi non posso dire, non posso, non ho certo il polso di tutta la realtà italiana, che è ovviamente molto diversificata, però fondamentalmente sono convinto di questo. Credo che sul DDL Cirinnà i politici abbiano dato il peggio di loro. E da parte di Monica Cirinnà c'è stato molto coraggio ad andare avanti nonostante appunto questo peggio crescesse col tempo. Meglio così che niente. Sì, no. Sì, lo dico, ma sì, io sono di quel del meglio così che niente, perché comunque sì, meglio avere qualcosa in una delle ultime nazioni occidentali rimaste senza nessuna forma di riconoscimento. Ecco, per me personalmente, anche per la mia situazione personale, il mio compagno da 31 anni e l'idea di non avere avuto mai un minimo riconoscimento, il fatto di che prima o poi arrivi qualcosa significa comunque molto da un punto di vista simbolico, è qualcosa, anche se questo cassare la step child adoption è stato una cosa molto grave, vabbè, si spera comunque, ecco, quando si mette in moto qualcosa si spera sempre in un miglioramento, quindi forse levarla è stata una maniera perlomeno per incominciare e non ritornare comunque allo zero assoluto, che poi era stato quello in cui erano finiti tutti i tentativi precedenti, insomma.